Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, visto che so che vi piace, ci spostiamo dalla Germania. Ieri vi ho parlato infatti della nuova F900 XR alla Cina con la nuova Kuji Motor SRK 600RR, una nuova sportiva 600 4 cilindri prodotta dalla Kuji Motor, no? Diciamo che in realtà Kuji Motor questa moto già l'ha lanciata tempo fa, da quanto ho capito sarebbe questa la versione comunque appena arrivata, no? Kuji Motor, velocemente, due info ragazzi, è arrivata recentemente anche in Italia, l'abbiamo vista tempo fa all'ECMA con diverse moto della sua gamma e poi praticamente cos'è stato un mesetto fa circa, è arrivata in Italia portando diverse moto, no? Io ho provato fino adesso una moto che sarebbe la SRT 800, fondamentalmente la controparte Kuji Motor della TRK 800, e qui di fianco nel monitor sono io che sto provando per l'appunto la SRT 800. Poi sul sito ufficiale Kuji Motor Italia hanno altre moto, oltre alla SRT 800 e la variante X, hanno anche la SRK 700, della quale già vi ho parlato, la 400 e anche la 125, più una cruiser della quale magari vi parlo tra qualche giorno, visto che potrebbe essere un'interessante alternativa alla Meteor 350. Queste qua sono moto per il mercato italiano già attualmente presente in gamma. La moto di oggi, la SRK 600RR, è una moto al momento disponibile soltanto sul mercato cinese. Potrebbe arrivare in Italia, visto che comunque sia fa parte delle novità della Kuji Motor. Per esempio in Cina hanno la SRK 700, la bicilindrica naked della quale vi ho parlato qualche giorno fa, e la stessa è presente anche in Italia, quindi potrebbe essere che magari, non lo so, Kuji Motor valuti la possibilità di portare questa moto di oggi, la sportiva 604 cilindri, anche in Italia magari in un prossimo futuro. Quindi io ve ne parlo per vostra conoscenza. E perché alla fine Kuji Motor è un marchio approdato anche in Italia, quindi ve ne parlo come se fosse tipo una Vogue, no? CF Moto, insomma, è un marchio italiano, cioè nel senso comunque sia vende in Italia, quindi non è un marchio che vende all'estero, ma ormai diciamo che abbiamo a che fare d'ora in poi anche con la Kuji Motor, no? Vi ricordo sempre che Kuji Motor sarebbe la controparte cinese della Benelli. Benelli e Kuji Motor fanno comunque a capo alla Kuji Group. Entrambi i marchi, Benelli e Kuji Motor, sono della Kuji Group, no? Però non si pensava tempo fa che Kuji Motor sarebbe arrivata anche in Italia a farsi concorrenza interna con la Benelli, in realtà poi è arrivata. Detto questo, allora qui di fianco vi lascio qualche immagine. Questa è la nuova SRK 600RR, no? 2023. Una moto simile, quantomeno nelle forme e nel design, ai modelli precedenti che vi ho già mostrato comunque anni fa, però adesso l'hanno rinnovata, soprattutto migliore a livello elettronico, però a memoria perde qualcosa a livello di motore. Questa moto, ragazzi, che vederla così sembra anche abbastanza carina, con elettrodinamiche, fare full LED e schermo TFT, si potrebbe inquadrare, se mai arrivasse effettivamente in Europa e anche in Italia, come concorrente più che altro tra le diverse sportive nuove della piccola Ninja ZX4RR, no? Diciamo che è un po' una guerra tra poveri. Però qualcuno potrebbe vederla anche come concorrente della Yamaha R7, dell'Aprilia RS 60 oppure anche della Honda CBR 650R. Il problema è che rispetto a queste tre la Kuji Motor ne ha molto di meno come motore e soprattutto pesa come a momenti come la TRK 502. Cioè, per capire, no? Per capire così dal nulla, per capire se una moto è cinese, cioè fate conto magari. Siete in giro, vedete una moto un po' strana nelle forme. Per capire se una moto è cinese, dovete vedere anzitutto la strumentazione. Se il display ha, diciamo, una grafica un po' tutta colorata, un po' strana, il 90% delle volte è cinese. Per esempio, ho provato l'SRT 800, guarda caso, la grafica del display e della strumentazione era un po' particolare, ma onestamente non è che faceva impazzire. E poi altra cosa dalla quale si capisce se una moto è cinese, ma questo non potete vederlo comunque dal vivo se non alzando la moto di peso, è proprio il peso. Diciamo che il difetto principale delle moto cinesi, praticamente di tutte, a parte la cover recentemente,
è che pesano come dei camion e questa SRK 600RR non fa eccezione perché pesa circa un 40 kg in più, 40 kg in più rispetto a un R7 o rispetto a una piglia 660 RS oppure tuono, no? Però comunque, al di là di queste considerazioni, c'è da dire che comunque in Cina la moto costa poco, l'equivalente in euro, e se arrivasse in Italia ad un prezzo un po' più basso rispetto a Yamaha, oppure rispetto anche all'Aprilia o alla Honda, potrebbe forse ritagliarsi anche una fetta, insomma, di mercato, no? Conosciamo la storia della TRK 502, c'è di meglio della TRK, sì, un mare di moto, ma costano di più, la TRK costa di meno, nonostante pesi tanto, comunque la moto vende un macello, quindi potrebbe, insomma, essere interessante anche in futuro in Italia. Però perché è più simile come, diciamo, concorrente alla Ninja ZX4R? Perché quest'ultima è un 4 cilindri, la Kawasaki 400, con una potenza simile a questa QG Motor e una coppia però molto più bassa, 40 Nm la Kawasaki, perché il motore è un 400, quindi più piccolo rispetto al 600 della QG Motor SRK 600RR. Quindi il design nella parte anteriore ancora ci può stare, no? Con queste elettrodinamiche con dubbia funzione, secondo me non servono a niente, sono attaccate lì per fare scena. La parte laterale e la parte posteriore, cioè no comment, perché onestamente vi dico, secondo me è abbastanza bruttarella. Ma sarà sempre comunque se dovesse arrivare in Italia, una questione di rapporto qualità-prezzo, ecco, lo sappiamo. Comunque, design, diciamo che nell'insieme ci può ancora stare, no? Però, ovviamente, le concorrenti giapponesi sono messi meglio, cioè Kawasaki, Yamaha, Aprilia, cioè Honda, neanche a parlarne. Per quanto riguarda le caratteristiche, la moto è interessante, non per il motore, ma se vogliamo per la ciclistica e anche per l'elettronica. Ecco, questo è uno di quei casi di elettronica sovradimensionata. Il pacchetto elettronico presente su questa moto si sì, è avanzato, non è presente a momenti neanche sulle giapponesi tipo l'R7, però è troppo per quello che la moto offre come motore, cioè nel senso che ok, avere più elettronica serve a chi non ha esperienza, ma io vi ho sempre detto che non è che per forza di cose tutti devono guidare una moto, per guidare una moto serve anche, diciamo, una certa predisposizione, no? Non tutti possono guidarla, non è che forza di cose tu devi fare un prodotto che va bene per tutti, è questo che intendo. Quindi molte volte è meglio, secondo me, non mettere tanta elettronica per magari ridurre un po' il prezzo o lavorare su altro, piuttosto che buttare lì elettronica a go-go su moto di questo tipo, piuttosto cerca di ridurre il peso della moto, agisci su quello più che non su riding mode, traction control, ABS cornering. Comunque, parliamo del motore, ragazzi. Il motore è un 600 4 cilindri. Qualcuno l'ha paragonato, ha fatto un paragone con, ho letto un articolo con le sportive 600 di una volta, ragazzi. Secondo me per scrivere articoli comunque serve anche una base di conoscenza, se no piuttosto fai altro, vai a giocare a golf, perché veramente. Comunque sia, il motore è un 600 4 cilindri con una potenza di 81 cavalli a 11.000 giri, quindi molto in alto. E una coppia di 51 Nm a 10.500 giri, la moto pesa in marcia 225 kg, altezza sella 800 mm, bassa, tocca bene chiunque, serbatoio 16,5 litri. Partiamo dal peso, ragazzi, 225 kg in marcia. Una, per citarne una, R6 2008, 600 4 cilindri, vera di una volta, del 2008, pesava sui 188 kg in marcia, no? Circa 40 kg in meno rispetto a questa QG Motor nuova. Idem anche un R7 nuova, pesa attorno ai 188 kg in marcia, una quarantina circa di chili in meno rispetto a questa QG Motor. Aprilia RS, siamo sempre attorno a quel peso, circa un 40 kg in meno. Giusto, la Honda ha un deficit in tal senso, in quanto la Honda è una moto pesante perché in marcia va sui 208 kg, più o meno si avvicina al peso di questa QG Motor, perché la Honda sulla serie 650R, la Naked e la Sportiva comunque non hanno investito lato peso, cioè sono moto pesanti, la CB650R e la 650R e la CBR comunque sono due moto pesanti entrambi, no? E quindi per peso diciamo che la Honda si avvicina un po' alla QG Moto. Quindi il peso è altissimo, ragazzi, 225 kg in marcia, dicevo essere 40 kg in più circa rispetto alle attuali sportive, no? Che comunque sia, va detto, vanno a costare anche di più. Potenza coppia, 81 cavalli, a 11.000 giri, ragazzi, non lo so, ho visto qualcuno l'ha tirata in ballo, le sportive 600 4 cilindri di una volta, 600, facevano attorno ai 130 cavalli, 130,
125 cavalli, no? Per coppie allora già basse, perché i motori comunque erano piccoli, 599, per una coppia tipo un RS vecchia di circa un 69 Nm, no? Più o meno un 70 Nm. Attualmente, se prendiamo, non so, un R7, ha una potenza sì più bassa rispetto a questa QG Moto, perché la potenza è 73 cavalli, motore CP2 dell'MT-07, ma la coppia è 67 circa Nm, no? Attorno ai 6.000 giri, quindi molta più coppia rispetto ai 51 della QG Moto. Si avvicina per coppia al motore della TRK 502, e quest'ultima, la TRK, la Benelli, ha circa 46 Nm attorno ai 6.000 giri, no? Cioè, è una coppia molto molto bassa per una potenza abbastanza scarsa. Cioè, in genere comunque una volta, tipo le sportive vecchie, le vere 600, tipo la R6 Ninja così, o CBR, oppure la JSXR, avevano il difetto di questo motore piccolo 599 con poca coppia, molto in alto, ma paravano sul discorso potenza. Potenza comunque attorno ai 120-130 cavalli. Invece questa QG Moto non ha neanche la potenza. La potenza è abbastanza bassa e la coppia è molto bassa. Classico deficit dei motori 4 cilindri, coppie molto basse perché la cilindrata è molto bassa, 599 in questo caso. Per quanto riguarda, non parliamo dei 1000 o 7,5, parliamo del discorso 600 4 cilindri, per questo il discorso coppia bassa. Per quanto riguarda il resto, ciclistica, tela in acciaio, forcelloni in alluminio, sospensioni con la forcella a stili rovesciati della Kayaba, interessante. Il pietrafrenante firmato Brembo, doppio disco anteriore 320 mm, posteriore singolo 260 mm, gommata 120, posteriore 180, ABS con funzione cornering. E c'è anche uno schermo TFT, ok, interessante, però la risoluzione è molto bassa, perché si parla di circa un 800x460 come risoluzione, quindi display TFT ma probabilmente poco risoluto. E per chi se lo sta chiedendo, sì, queste cose comunque si notano anche dal vivo, lo vedi quando uno schermo è ad alta risoluzione, magari anche con dei bei contrasti, quando invece uno schermo è un po', diciamo, di bassa qualità. In questo caso mi sembra un po', dalle specifiche, di bassa qualità, classico stile cinese. Poi c'è l'avviamento keyless, può essere interessante. C'è il cambio elettronico, ma se ho capito bene, se ho tradotto bene dal sito cinese, dovrebbe essere unidirezionale, non bidirezionale, se ho capito bene. E poi due riding mode, e c'è anche la funzione che aiuta la moto di partenza e salita, utile visto che la moto a momenti pesa come una enduro stradale o come una TRK 502. Non fatevi abbagliare dal discorso Brembo. Brembo Kayaba, ok, quello che volete, ma anche la SRT 800 che ho provato io monta a memoria Marzocchi e Brembo, no? E Bosch come ABS. Però dal vivo comunque, come ciclistica e come frenata, diciamo che la moto non mi ha colpito particolarmente, no? Quindi, cioè, secondo me molte volte queste collaborazioni, tra virgolette, queste componentistiche sono fatte un po' come specchietto per l'allodole, no? Cioè investire su quello per coprire magari altri difetti. Così la gente dice, wow, la moto monta Brembo, monta Kayabo, Marzocchi, wow, è fantastico. In realtà motore così così, elettronica sovradimensionata. Questa è la moto, ragazzi, display, fari, che sono fari a LED. E ovviamente abbiamo anche diverse colorazioni. Qui di fianco vi ho fatto passare un po' di immagini, quelle che ho trovato. Non sono molte, perché comunque sia parliamo di una moto al momento per il mercato cinese, quindi diciamo che sono informazioni, anche le immagini, difficili un po' da reperire. La moto al tempo, mi sembra un 2 anni fa, costava più o meno l'equivalente dei nostri 7.000 euro, no? Diciamo che più o meno potrebbe essere che la moto attualmente costi in maniera simile anche sul mercato cinese. Se effettivamente fosse così, 7.000-8.000 sul mercato cinese, potrebbe facilmente essere che se arrivasse in Italia potrebbe costare un po' di più, magari sulle 8.500-9.000 euro, no? Cioè, se 7.000 è il prezzo cinese, tranquilli, 7.000 non costa una moto in Italia, no? Per le tasse, quello che volete. Ma mettiamo anche a caso, non lo so, che per qualche miracolo la moto arrivasse in Italia e costasse 7.000 euro. Mi domando a chi potrebbe interessare. C'è da fare il discorso però proprio rapporto qualità-prezzo, nel senso che un R7 è messa meglio, però costa a partire da 9.800 euro circa, quasi 10.000 euro. Una CBR Honda 650 RR, la sportiva della Honda 650, costa a partire da 9.400 euro circa, comunque sia un prezzo abbastanza importante. Un'Aprilia RS
160, 11.000 passa euro, la Kawasaki Ninja, il prezzo italiano ancora non c'è, ma in America costa sulle 10.000 euro, l'equivalente, diciamo, dai dollari all'euro, no? Tutte moto attorno ai 10.000 euro. Ovvio che se arrivasse questa moto in Italia e costasse 7.000 euro, potrebbe effettivamente essere interessante, cioè messa peggio rispetto alle altre, ma a 3.000 euro in meno. Potrebbe attirare comunque del pubblico, soprattutto quelli che magari sono interessati al sound, no? Il 4 cilindri per tanti è un motore da wow, 4 cilindri, ci metto lo scaricozzo e via, no? Ovviamente in tanti dimenticano che le moto moderne hanno il catalizzatore. Se voi cambiate lo scarico, ma il catalizzatore rimane, il sound della vostra moto praticamente è uguale a quello stock, nonostante spendiate magari 1000 euro per uno scarico Krapovic. Diciamo che nell'era moderna l'importante più che altro è decatalizzare se volete fare un bel casino, no? Come io sullo GSX-R 600 cappotto. Insomma, potrebbe essere interessante questa moto, sì, al giusto prezzo. 7000 euro potrebbe avere un certo successo in Italia. In Italia comunque vanno matti per le enduro stradali crossover, le naked vendono un po' di meno. Le sportive praticamente non hanno mercato, ma forse perché costano troppo. Una sportiva così a 7.000 euro magari potrebbe essere interessante. Detto ciò, vedremo se la moto verrà portata anche in Italia. Secondo me ci potrebbe essere spazio. Cioè, visto che comunque Kawasaki ha avuto il coraggio, perché ci vuole coraggio, di portare in Italia la Ninja ZX4R, questa QG Motor potrebbe forse rompere le scatole proprio alla Kawasaki, che già venderà tre moto in tutto l'anno, le 4R. Se esce questa QG Motor, magari invece di tre ne vendono una, no? E quindi potrebbe essere interessante magari vederla in Italia. Comunque, vi terrò aggiornati, ragazzi. Da questo video è tutto. Nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se vi piacerebbe comunque vederla arrivare da noi, se la comprereste a 7.000 euro o se spendereste 2.000 o 3.000 euro in più per andare su moto più blasonate, Honda, Aprilia, eccetera, eccetera. O cosa preferireste tra la Kawasaki 4R, la Ninja nuova o questa QG Moto? Come sempre, saluto Erika e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!